Ciao a tutti e benvenuti in Tessila News. Se state cercando una fettuccia che sia il top per le vostre creazioni fatte a mano, allora state cercando lei. Lo dice il nome stesso, si chiama Tagliatella Top. La sua composizione vi garantirà senza dubbio quella qualità e quel tocco in più che avete sempre cercato. Scopriamole insieme. Analizziamo nel dettaglio la nostra fettuccia Tagliatella Top. Come dicevamo, quindi, la sua particolare composizione la rende unica nel suo genere, composta infatti da polipropilene viscoso e quindi, come potete notare, ciò la rende particolarmente luminosa ma anche molto scivolosa durante la lavorazione, garantendovi quindi un'assoluta scorrevolezza. Si presenta in rocca da 200 grammi e potete notare questa sua struttura tubolare, ma sempre dall'effetto piatto tipico della fettuccia. Quindi con questa larghezza, che è di circa 8 mm, in questo caso è consentito l'utilizzo di uncinetto che va dal 7 al 9. Ovviamente la scelta dipende molto dal progetto che avete in mente e dalla mano che andrete ad utilizzare. Quindi, inoltre, la peculiarità di questa tagliatella è anche nella cartella colori, che è una cartella fissa e consolidata per l'intera stagione in corso. Vediamo come primo colore il fragola, ma analizziamo anche tutti gli altri. Ecco quindi le quattro colorazioni: malva, cipria, mosto e glicine. Passiamo adesso al blu navy, tiffany, giada e avio. Passiamo adesso all'azzurro, mango, salvia e smeraldo. Ecco le quattro splendide colorazioni del caffè, beige, crema e rame. E concludiamo con i quattro classici grigio, silver, bianco e nero. Una luminosità e delle colorazioni davvero meravigliose, così come meravigliose saranno anche le vostre infinite creazioni. Con questa fettuccia infatti sarà possibile realizzare davvero di tutto, dalle borse alle pochette, dagli accessori ai tappeti, ma poi il bello è che è possibile anche realizzare delle vere e proprie costruzioni. Come avete visto infatti dalla presentazione, la tagliatella si presenta con questo aspetto piatto, ma allo stesso tempo è anche tubolare. E quindi questo vi consentirà di inserire al suo interno anche dei fili di ferro, dei tubicini di plastica per realizzare delle vere e proprie costruzioni, quindi delle vere e proprie opere d'arte. Quindi non vi resta che sbizzarrire la vostra creatività, scegliere i colori che più vi piacciono e io come sempre vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!